Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. E benvenuti, signori, signori, tutti quanti, nel quarto episodio, il quarto, camera mi ricordo, ok, sì, quarto episodio di Quattro Chiacchiere in Padella, che fa pure rima, quattro chiacchiere e quarto episodio, andiamo da su subito. Ehi, salve a tutti, ormai, insomma, ci conosciamo dopo quattro episodi, salve a tutti, succhiate, basta su dire succhiate. Vabbè, ormai tanto è una domanda, lo diciamo sempre questa cosa. Comunque, benvenuti incredibili a questo episodio, dove parleremo del tema dei manga. Oh, qualcosa che finalmente non è stato mai detto in questo canale. Giusto? Non abbiamo parlato dei manga, vero Camera? No, sono un po' di... Scusate, abbiamo registrato talmente tante cose nello stesso giorno che non ci ricordiamo più un cazzo. Vero Camera? Comunque salutiamo il Camera, ciao Camera, incredibile, salutiamo Sus. Cioè, mi ha già salutato. Guarda Sus com'è dispettoso, mannaggia Sus, mannaggia, mannaggia. Ok, dicevo, allora... Abbiamo la nostra musichetta senza copyright, è sempre la stessa perché siamo dei rincoglioniti e non le cambiamo mai. Però questa è invernale, si chiama tipo Winter qualche cazzo, insomma, e quindi ci piace, insomma. Allora, piccolo recapino che insomma serve sempre per l'editing, perché altrimenti ci dimentichiamo le cose, il cameraman non deve sbagliare, altrimenti insomma, no botta di camera, vero? No, ci dissociamo, dissociamento. Ecco, ci dissociamento. Allora, se tutto è andato secondo i nostri incredibili piani, dovrebbe essere uscito il 4 chiacchiere sulle nomination dei Game Award. Check. Ok, è stato fatto. Bravo Camion, che conferma. Bravo Camion. Poi dovrebbe uscire quello del wrestling. Dovrebbe essere uscito settimana scorsa. E poi dovrebbe essere iniziata la serie delle revioni incredibile. Velosus. Mamma mia, le revioni, il sesso. E quindi si dovrebbero essere usciti almeno il primo episodio delle Vion su Coca in Orso. E ne abbiamo registrati parecchi, almeno altri 7. Che vedrete la settimana questa qui, quando uscirà questo video incredibile. E poi dobbiamo registrare 4 chiacchiere in padella sui vincitori incredibili del Game Award. Sui vincitori incredibili del Game Award. E faremo una sfida, Jesus. E vediamo chi ha vinto di più tra me e Sua Maestà. Sicuramente ha vinto Sua Maestà, dai. No, non è vero, avrà vinto Sus perché ha la sua grande testa ed è intelligente e ci indovina sempre. Mannaggia, ai Sus fortunati. E quindi niente, oggi parleremo dei manga più venduti del 2022. Most selling manga del 2022. E faremo un piccolo paragone con quelli del 2021, tanto per far vedere che siamo bravi nel nostro mestiere. Oltre a dire cazzate, vero Sus? Come li diciamo noi, non li dice nessuno. No, Sus, però noi diciamo anche cose intelligenti. Ogni tanto. Circa, insomma. Vero cameraman? Ecco, bravo cameraman. Comunque, niente, taglio incredibile. Noi prepariamo il PDF e ci vediamo. Quindi, wow! Ed eccoci qua, guardate che bello il nostro database. Che poi è un PDF su un computer. Però noi diciamo database, perché nel Godverse si chiamavano database. Vero Sus? Fa più figo database. Ecco, bravo Sus. Allora. Beh, io ovviamente volo e Sus rimane giù perché, insomma, Sus non può volare. E mannaggia. Vabbè, comunque, vi facciamo vedere le cose incredibili. Allora, partiamo da quelli del 2021 e poi passeremo a quelli del 2022. Oggi dovrebbe venire anche un episodio un po' più corto perché effettivamente non è che... Cioè, vorremmo fare un'analisi di tutti questi, però, insomma, capite che poi verrebbe un video da 40 minuti. Il cameraman, insomma, vedi, si sta già arrabbiando il cameraman. Detto, non ti arrabbiare, cameraman, non ho violenze. E quindi verrà un video un pochino più corto, però, insomma, ci siamo capiti. Allora, partiamo incredibile, top manga, non metterà mai a fuoco. 2021, camera mi sta mettendo a fuoco. Ok, grazie. Allora, l'anno scorso, mi devo allontanare io un pochino, ecco. L'anno scorso, se vedete bene, al primo posto c'era Jujutsu Kaisen. Avete letto Jujutsu Kaisen? No, perché stai facendo tu cameraman? Devono fare il pubblico, non tu cameraman, mannaggia. Comunque, ha venduto bene, non si metterà mai a fuoco nella vita, mi devo mettere qua. 30 milioni di copie, incredibile. E vabbè, dico solo questo, io vi ricordo che uno dei motivi per il quale ci sono dei numeri così alti, e come vedrete ce ne sono di meno nel 2022, è anche perché c'è stato il Covid, vero Sus? Mannaggia il Covid, ecco. E durante la pandemia la gente si è comprata un sacco di manga, e si è letto le cose, tanti hanno letto le scan. E quindi c'è stato un boom di numeri, guardate che numeri incredibili. Poi vedrete che sono diminuiti di parecchio nel 2022. Giustamente la pandemia se n'è andata. Off dei coglioni tu, maledetto Covid, vai a rompere le balle da altre parti. Vero Sus, maledetto Covid, muori. Ecco, bravo Sus, che specifico. E quindi 30 milioni di copie, Jujutsu Kaisen, che è stato il most selling manga del 2021.
E hanno fatto pure l'anime, quindi GG. Secondo incredibile posto per Kimetsu no Yaiba, cioè per Demon Slayer, che come vedrete non ci sarà nella schedule del 2022, perché perché è finito, meno male direi anche. No, ci sogniamo. Vabbè, dai, Demon Slayer non era, insomma... Sì, vabbè, meno male che è finito, c'è ragione. Vedi, sus, che specifico. Comunque, dai, diciamo che la... Non ci ha fatto impazzire, preferiamo Jujutsu Kaisen. Però, non che neanche quello sia, insomma... Ecco, sono cose shonen, insomma, ci siamo capiti, insomma. E comunque Demon Slayer la parte finale è un po' meglio, però insomma, ci siamo capiti. Comunque l'anime insomma, è sempre in trending sui social, incredibile, insomma, non vi dobbiamo spiegare che cosa è Demon Slayer, penso, insomma, spero. Comunque, e quindi Demon Slayer, salutatelo, perché ciao Demon Slayer, perché non lo vedrete nella schedule sotto, spoiler. Terzo posto incredibile, Tokyo Revenger, con 24 milioni di copie vendute. E me coglioni, come direbbe, insomma. Un buon terzo posto, c'è anche lui nella schedule del 2022. E Tokyo Revenger, Tokyo ci piacerebbe fare un video in futuro, perché all'inizio ci faceva abbastanza cagare, e invece andando avanti, insomma. Però, insomma, non è che dobbiamo pesare le parole, ragazzi, non possiamo dire, vorremmo fare argomentazioni incredibili. Però poi il video vedrebbe troppo lungo e poi, insomma, non vogliamo dire troppe cagate. Già ne diciamo tanto. Noi siamo come la cacio e pepe, vero sus? Esatto, diciamo le cose onestamente come quando mangi la cacio e pepe. Che non vuol dire un cazzo, però l'abbiamo detto, ormai dovevamo finire la frase. Comunque siamo onesti come il pepe nella cacio e pepe, ecco, insomma, che si deve sentire, ecco, insomma. Non, vabbè, ci siamo capiti, non abbiamo detto un cazzo, però diciamo... Quarto posto incredibile, Attack on Titan con 7 milioni di copie. Pure questo, manga finito. E infatti non ci sta nel 2022. Quinto posto incredibile per My Hero Fucking Academia. Che è incredibile, ci piace nonostante tutto. Non... Sarà che forse l'abbiamo letto, insomma, nel Godverse, insomma, parecchio tempo prima. Però, per carità, non che, ripeto, è roba shonen. Se vi siete un po' rotti le balle delle cose degli shonen, non leggeteli. E noi li continuiamo a leggere perché siamo dei fagiani. Però, vabbè, ma noi dobbiamo avere una gran cultura. Nel Godverse parlavamo di tutto. Mannaggia, c'ha ragione sus. E quindi My Hero Academia, tra l'altro, è uscito da poco la stagione numero 6, camera mi conferma, ci sesta, vero? E niente, sta andando abbastanza bene, insomma, era uno degli archi migliori. Speravamo, insomma, delle animazioni incredibili, un po', insomma, più fighe, però, insomma, vabbè, ci siamo capiti. E niente, ora continuiamo. Ed eccoci qua, dicevamo, eravamo arrivati a My Hero Academia, e quindi ci siamo 7 milioni di copie. Questi numeri ricordate che sono boostati, e poi vedrete quanto calano purtroppo. Al sesto posto c'è One Piece, e siamo contenti di One Piece, perché One Piece ce l'abbiamo nel cuore, vero sus? One Piece in realtà è il cuore dei fan. Ecco, vedete sus com'è profondo quando devi dire delle cose, incredibile. E al sesto posto, e vedete che rimonta ha fatto One Piece, ovviamente grazie al nostro video. No, scherziamo, però insomma One Piece, siamo contenti di One Piece. Settimo posto incredibile con 5 milioni di copie, Chainsaw Man. L'anime sta andando alla grande. Era prevedibile che lo studio Mappa... Era Mappa, Cameraman conferma, c'è sempre in editing, incredibile. Bravo Cameraman che insomma studia e conferma le nostre cose incredibili. Ebbene, noi dobbiamo pensare a tante cose, mica possiamo pensare sempre a una sola cosa. Meno male che c'è il Cameraman, ma... Non ti vantare troppo Cameraman, e quindi Chainsaw è stato andando alla grande, 5 milioni di copie, e mi sembra che sono salite nel 2022, e beh, meno male, perché insomma questi due sono finiti, no, questo e questo sono finiti, quindi, insomma. Poi, ottavo posto Spy x Family, incredibile, spettacolare, una storia divertente, l'anime incredibile, Anya ragazzi, è troppo kawaii, e sto ballando dicendo kawaii, come uno scheletro che balla, però sus, mamma mia, Anya pat, ecco, bravo sus. Mi sento in colpa che sus è sotto. Insomma, sta, lei vola, io non posso volare, mannaggia. Allora, se mi metto giù io... E perché allora non si è messo prima, insomma, mi sentivo solo. Vabbè, perché mi piace volare ogni tanto. E che così però non si inquadra bene. Vabbè, proviamo a farli da sotto, altrimenti sus si sente giustamente escluso. Mannaggia. Nono posto incredibile, Kingdom. L'avete... Insomma, pure Kingdom è molto bello. E questo incredibile manga storico che parla delle guerre incredibili in Cina. Dovrebbe essere Cina pure questo, insomma. No, questo è Cina, no, Giappone. E ci sono dei combattimenti fighissimi, i disegni sono fighissimi, ripeto. Di Kingdom pure ci piacerebbe fare un bel discorso. E al decimo posto con 4 milioni di copie, con 4 milioni e 300 copie, incredibile. Haikyuu, che non so se è finito Haikyuu, pure questo lo mettiamo in editing, incredibile. Ed è quello, ultimamente gli sport giappi vanno molto forte, perché vedete, quest'anno c'è un manga incredibile che si chiama Blue Lock, dovrebbe essere Blue Lock, Cameron confermaci dopo, e c'è pure l'anime che sta andando alla grande, e quindi Haikyuu non era terribile, ce lo siamo visti le prime stagioni, com'era Haikyuu? Vabbè, dai, insomma, si può guardare. No, su, dai, non so.
è un bel, insomma, è un buon anime sportivo e anche mangoso e animoso, vero? Vabbè, su, dai, insomma, Slam Dunk è meglio. Vabbè. Ovvio. Vabbè, comunque, ci siamo capiti. Quindi questi erano quelli del 2021. Ce l'avete presenti? Avete fatto una foto? No, una foto con la testa, mica col telefono. Mica siete scemi. Ok, adesso andremo a vedere quelli del 2022. E vedete che ci sono dei grandi assenti. Comunque, se vi dobbiamo dire i nostri preferiti del 2021, vabbè, sicuramente il vostro scheletro piace Kingdom Incredibile, My Hero Academia e One Piece, ovviamente. Sus. Allora, io One Piece, ovviamente... Poi a me mi piace tanto Spy per Family, se dovessi scegliere. E poi fammi pensare, io direi l'uomo sega. Chainsaw Man, scusate. Chainsaw Man, ovviamente. Non che gli altri siano brutti, però insomma ci siamo capiti. Ok, quindi taglio incredibile, andiamo a quelli del 2022. Wow. Eccoci qua, 2022. Guardate un po' già dalla prima, dalle immagini subito. Potete vedere come sono cambiate le cose. E soprattutto i numeri, guardate. Da 12-3, prima erano, ce l'ho messo 4, questo era 4 milioni, l'ultimo e il primo, vabbè, camera, metticelo in editing, incredibile. E come vedete ci sono un sacco di new ent, tipo Blue Lock, Do Not Say Mister, questo non avevamo neanche idea che esistesse, e Kaiju 8, che invece era la media, vero? Adesso ne parleremo un pochino, vero? Vedo che al primo posto però è rimasto sempre Jujutsu Kaisen. È vero, è rimasto al primo posto sempre Giugia con 12 milioni di copie, che non è affatto male. Però su, se mi dispiace, devo volare un po', perché altrimenti non mi si inquadra bene. E vabbè, insomma, sta, però poi torni che mi sento solo. Vabbè. Allora, dicevo, eccomi qua, volo via. Allora, volare. Volevo fare la citazione a Giorgio, non ci sono riuscito, mannaggia. E che c'è, insomma, no, pensavo dicessi mannaggia, Sus. Mi ero distratto con Giorgio. Mannaggia. Ecco, ora funziona. Allora, primo posto Jujutsu Kaisen, incredibile. È rimasto al primo posto e siamo contenti perché, ripeto, Jujutsu Kaisen è simpatico. L'anime è simpatico. Che come cazzo fai a descrivere un manga è simpatico? Sono confuso e non rompete i coglioni. Comunque, ripeto, ragazzi, la metà di questo è shonen. Era lo shonen l'anno scorso e so shonen questo. Va forte il genere. Dovete entrare in ognuna di queste storie e vedere se vi affezionate i personaggi. Ovviamente ci sono una miriade di cliché che ricordano i vecchi manga di una volta. Pare brutto, però insomma, Naruto, Dragon Ball, eccetera, eccetera. A parte One Piece che, nonostante è preistorico, rimane ancora perché gli vogliamo bene a One Piece. E quindi, ripeto, Jujutsu Kaisen è ovvio che ricorda molte cose già viste, però insomma, vi piace, noi non vogliamo esprimerci troppo in maniera critica su queste opere incredibili, a parte su Demon Slayer che ci ha rotto i coglioni. L'ho detto ormai, va bene, ok, vero Sus? Vabbè, si era capita sta cosa, insomma. Comunque andiamo avanti. Primo posto incredibile Jujutsu Kaisen con 12 milioni di copie, incredibile, siamo contenti. Secondo posto Tokyo Revenger, questo prima era il terzo posto, camera, mi raccomando confermaci tutto in editing, incredibile. E come vedete non c'è né Demon Slayer né Attack on Titan, però poi ci arriviamo ai nuovi arrivati. Terzo posto Spy x Family con 10 milioni di copie, siamo super contenti perché prima era l'ottavo posto. E me coglioni, siamo contenti perché insomma Spy x Family è veramente divertente da leggere, l'anime è veramente adorabile. E poi Yor, mamma mia, Yor, insomma, sta non venga di felicità, ovviamente. Sus, mi raccomando, il linguaggio. Ho capito, insomma, sta, però Yor è tanta roba. Mannaggia, vabbè, effettivamente c'ha ragione, mamma mia. Yor, mamma mia. E siamo contenti. Quarto posto One Piece con 10 milioni di copie. Anche qui One Piece prima era il settimo posto. Sesto posto, scusate. Non so manco più contare, mannaggia. E siamo super contenti. Questo vabbè, posso abbassarmi un attimo. Questo sono sicuri anche che il motivo per il quale One Piece è andato così bene quest'anno. Primo perché è finito Wano Country e c'è stato tutto lo scontro con Luffy e Kaido, lo ricordi? Sì. Ah sì, il drago cinese. Ecco, bravo. Mi piace che Sus specifica sempre che Kaido è il drago cinese. E c'è stato lo scontro incredibile, c'è stato il Gear 5, Sus. Sì, quello quando sminchia tutte le regole delle cose. Vabbè, però è figo. Ecco, bravo, Sus, che specifico. E poi è uscito anche Red, insomma, ma questo è stato un buon anno per One Piece. E ne siamo contenti. Poi, quinto posto, My Hero Academia, che dovrebbe essere rimasto sempre al quinto, pure nel 2021, insomma. Brava My Hero Academia. Quindi questo vi fa capire che però alla gente piacciono i supereroi incredibili. Che insomma, ricordano le cose dei supereroi americani, incredibili, comics americani, però in salsa giapponese. E poi All Might è un Chad, vero Sus? È un Chad, ecco, bravo Sus. Poi, sesto posto incredibile, Kingdom. Questo non ce lo aspettavamo. Cioè, siamo contenti per Kingdom, ragazzi. Anche se siamo rimasti abbastanza insomma, indietro. Lo dovremmo recuperare, mannaggia, troppe cose dobbiamo fare. E prima era, se non sbaglio, era qui, tipo ottavo posto, e ora tipo al sesto posto. Siamo contenti per Kingdom. Volevo fare una battuta su un altro manga che però non mi ricordo.
questa la tagliamo e poi la diciamo. Scusate, c'è stato un problema tecnico. No, volevo fare la battuta su Record of Ragnarok, perché insomma, perché hai nominato Record of Ragnarok prima che saltasse tutto quanto? Beh, perché anche quello è bello da leggere, però insomma, capisco che non arriverà mai manco nella top 20, perché l'anime insomma è brutto e il manga però era disegnato bene. Vabbè, a Sus piace molto Record of Ragnarok, in realtà è bello da vedere, soprattutto lo scontro tra Jack e Hercule era molto bello, però non abbiamo capito perché abbiamo detto sta cosa. Forse perché non ce lo ricordiamo, c'è stato un time skip incredibile tra la clip di prima e questa qui, e non ci ricordiamo, mannaggia, forse lo stile di Kingdom, non lo so, vabbè ragazzi, scusate, siamo fuori di testa, scusate. Comunque, andiamo al settimo posto, e questa è una delle new entry incredibile, Blue Lock con 3 milioni di copie, questo è arrivato, è entrato con una prepotenza incredibile. Eh sì, ma poi è figa anche l'idea un po', dai. Beh, effettivamente sì, tra l'altro fa ridere che questo, insomma, il successo di Blue Lock fa ancora più ridere per quello che è successo in Qatar con il Giappone che ha stravinto. Holly e Benji, incredibile, hanno battuto la Germania. Però incredibile, non gli avrei dato dolore alla squadra di calcio giapponese. Infatti, tra l'altro, vabbè, vi diciamo giusto l'incipit della trama di Blue Lock è simpatico, perché tipo l'incipit tra l'altro del manga di Blue Lock è simpatico, perché tipo la squadra giapponese perde e sono tutti incazzati. E allora si decide, dobbiamo fare una squadra fortissima, vero Sus? E allora che fanno? Allora prendono dei pori ragazzi e li chiudono in un carcere, tipo, e li allenano per farli combattere. Vabbè, combatte a giocare a calcio, intendo, ovviamente. Insomma, questa mi aiuti, mi sono perso. E quindi rinchiudono questi tipo 300 ragazzi, tipo un botto, e questo incredibile carcere gli fanno fare degli allenamenti incredibili e per far diventare dei super giocatori di calcio, e poi rompono il culo a tutti. Insomma, questo è proprio il riassunto breve. E l'anime è incredibile. Se vedete delle clippette che girano sui social incredibili dell'anime, è tanta roba. Quindi siamo contenti di Blue Lock, perché insomma ci siamo contenti. Poi, incredibile Chainsaw Man rimane con noi, che dovrebbe essere calato, era più in alto, mi sa prima Chainsaw Man. Vabbè, insomma, ci sta però. E poi, gli altri due new entry incredibili, di cui, vabbè, Kaiju 8, qualcosa la sapevamo. Questa non ne sapevamo niente, vero? Infatti, manco sapevo che era. Sembrava una roba musicale. E invece, Do Not Say Mystery, che fa ridere perché lo dice nel titolo, è un crime seinen, circa. E tipo, non l'abbiamo letto, però, insomma, vabbè, insomma, mica possiamo leggere tutto. Siamo appena arrivati nel God of War, avevamo più tempo, e poi qui le cose sono un po' sballate rispetto a God of War. Quindi Do Not Say Mystery con 3 milioni di copie, butta via, parla di questo crimine che succede tipo in una il liceo, scuola, università, cameraman, pensaci tu, in editing, e lui deve, questo tizio deve risolvere il problema e dovrebbe ricordarti un po' Conan. Ripeto, non l'abbiamo letto, fatecelo sapere con un commento incredibile, ma intanto chi cazzo commenta? Non ha commentato ancora nessuno. Magnaggia voi che vedete i video, siamo arrivati a più di 20 visual e neanche un iscritto e un commento e un mi piace. Oh, ma mica vi mettiamo così tanta paura, magnaggia voi, vero Sus? Sus, subscrivetevi e attivate la campanella. Ecco, basta, non lo diciamo più, altrimenti sembriamo dei money grabber incredibili, però di fatto non lo siamo, comunque ci siamo capiti. E quindi dovrebbe essere simpatico, bello da leggere, non lo so, non l'abbiamo letto. E poi Kaiju fucking 8 è al decimo posto con 3 milioni di copie. Questo pure l'abbiamo un po' letticchiato, insomma, i primi capitoli. E parla di questo tipo mondo dove ci sono i Kaiju. Insomma, i Kaiju sono i mostri che ci sono in Giappone, insomma, i mostri giapponesi. Quelli che mangiano il sushi, però sushi. Sì, insomma, che fanno il karakiri quando si annoiano. Ecco, insomma. E quindi parla di questi mostri che vengono ammazzati. C'è questo ragazzo che ne combatte uno e si fonde con un Kaiju e diventa questo Kaiju 8. Di questo, tra l'altro, hanno annunciato l'anime, quindi, insomma, tanta roba. E niente, insomma. Insomma, l'idea è carina, insomma. Già vista, però, insomma, ripeto. Ok. Ecco fatto, e siamo arrivati qua. Quindi niente, abbiamo fatto il paragone, abbiamo parlato anche un po' di quello che ci piace e quello che non ci piace, insomma. Ripeto, ci piace. Volevamo aggiungere una parte a fine di questo video sui possibili manga che nel 2023 potrebbero sfondare come hanno fatto questi tre qui. Però forse veniva il video troppo lungo e forse ne parleremo il prossimo anno, magari dei manga che probabilmente spaccheranno i culi, vero Sus? Sì, spaccano tutto. E quindi niente, vi ringraziamo per questo, per aver visto questo incredibile video. Abbiamo parlato un po' di manga, dei sale manga. E niente, volevamo fare i costumi anche qui, però ci siamo resi conto che per fare i costumi, a parte che ci vuole un botto di tempo, e poi perché vogliamo tenerceli per le occasioni incredibili, quando faremo magari quattro chiacchiere su una cosa specifica. Vi vogliamo fare uno spoiler, Sus. Vabbè, dai, se siete arrivati fin qua, vi diciamo uno spoiler. Prossima, ci piacerebbe fare quattro chiacchiere in padella su un mercoledì, la serie che sta spaccando perché ci è piaciuta da morire. E ve lo diciamo, lì torneranno i costumi incredibili. Cioè,
Sus con i capelli lunghi, ce lo vedete? È un po' offensivo, però dai, sì. Ecco, quindi ci travestiremo da Mercoledì Adams, incredibile. Oppure Sus lo travesto da mano. No, no, dai, voglio i capelli. Ecco, bravo, Sus, che vuole i capelli. E quindi niente, quindi torneranno i costumi incredibili. E quindi niente, noi vi ringraziamo per aver visto questo video incredibile. Il vostro skate vi saluta, Sus vi saluta con le sue non mani. Quanto sono belle le mie non mani. Cameraman saluta, incredibile. E niente, noi ci vediamo per il prossimo episodio di 4 chiacchiere in padella. Sperando che questo video vi sia piaciuto come al solito. E quindi vi salutiamo, incredibile.